L'8141, scatolone con tanta roba dentro. Qua abbiamo la busta da servizio novità, con interi, in questo caso interi postali, in quantità, busta primo giorno. Molte buste tutte da aprire, eh? Qua dentro ci sono buste con francobolli su frammento, tutti i tipi. Questi sono in gran parte stranieri, anzi quasi tutti stranieri. Anche qua frammenti con francobolli in gran parte stranieri. Lotto divertimento, buste, bustine, bustoni. All'interno di queste buste c'è di tutto, come sempre. Corrispondenze di varia natura, altre corrispondenze del regno. Non escludo che ci possano essere anche affrancature interessanti, perché io chiaramente non è che ho guardato tutto dentro una per una. Questa è solo la prima scatola dello scatolone. Così, qua ci sono francobolli nuovi di Italia Repubblica dentro tutte queste buste conservate nei vari anni, 75, 76, 77, blocchi, quartine. È pieno, pieno, c'è un mondo qua dentro. Vado veloce, comunque andate sulla fiducia, qua sono tutte piene di francobolli di Italia Repubblica, nuovi, in quartine, in blocchi e anche in mezzi fogli. Questa è tutta così, tutta, tutta, tutta. Vado avanti, se no il video dura un'infinità. Nei video lunghi alle persone non piacciono. Qua c'è una scatola metallica, io non so se si vede. Un attimo. Sì. Mi metto un pochettino meglio, ecco qua. Qua c'è una scatola metallica, sempre piena. Francobolli, carpetta, folder. Qualcosa di San Marino su Salviamo Venezia. Classificatore, cosa c'è qua dentro non ho idea. Francobolli di San Marino. Scatola di legno con
Francobolli su frammento e buste con francobolli continuano a essere tutte cose piene, sempre di francobolli. Lo scatolo è pesantissimo, saranno almeno 15 kg questo scatolo. Oltre che ad essere particolarmente grande. Ecco qua, qua ci sono tutte queste buste finestrate con i francobolli tipo per tipo, messo ognuno dentro una bustina, francobolli usati. Tutto pieno, eh? C'è qualche busta che è senza francobolli, ovviamente. Gronchi rosa non c'è. E questa l'abbiamo vista. Anche questa qua bella piena. Qua c'è un'altra scatola, sotto questa e questa ci sono altre due scatole piene. Io tutto non credo di riuscire a farvi vedere. Qua ci sono pure alcuni cataloghi degli anni 50, degli anni 60. E c'è. Agende. E qua continuano a venire fuori cartoline, cartoline, annulli speciali. Cartoline, bollettini per pacchi, annulli speciali, buste. Vediamo cosa c'è qua dentro, vediamo se è stata aprita. Buste, buste di corrispondenza, annulli primo giorno, Gran Bretagna, Spagna, Argentina. E qua continuiamo, francobolli su frammento, altre buste, buste primo giorno, annulli speciali, interi postali, annulli speciali, come vedete è pieno, 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 pieno. Questo di qua per chi si vuole divertire. C'è di tutto, di più. E qua sotto c'è un'altra scatola di legno e sotto qui ce n'è un'altra ancora. Non mi chiedete altre informazioni su questo lotto, è un atto di fede. per chi si vuole passare il tempo, qua c'è veramente di tutto. Se volete altre informazioni, scrivete a filatelia@4baiocchi.com.